Growing up in Cali, yeah, you know I love the weather. Limelight, hit 'em, and you know I handle pressure. I do what I want, so I'm never saying never. I get what I want, so they call me go-getter. Yeah, I know he does it good, but you know I do it better. So misunderstood, if she wanted, then I let her. Everybody knows, if I want her, then I get her. She gave me that look, yeah, she knows she thinks I'm clever. I don't think I do it good, no, I think I do it great. They would do it if they could, they can't do it, so they... Buongiorno. No, ok, adesso sono un pochino più presentabile, sono le 9:30, ho lavorato per, boh, dalle 7:15, quindi circa 2 ore abbondanti. Sono super esaltata perché finalmente ho fatto una cosa che volevo fare da tantissimo tempo, ovvero far partire la mia mailing list o newsletter, e praticamente ho deciso di darvi un regalo per chiunque volesse entrare a far parte appunto del mio gruppo, della mia mailing list, in cui ogni domenica vi manderò una mail con, non so, gli aggiornamenti della settimana, gli aggiornamenti per i miei video di YouTube, frasi motivazionali, canzoni, magari anche workout. Comunque ogni settimana ci saranno delle piccole cose esclusive solo per chi è iscritto, e se vi iscrivete questa settimana, vi lascio il link qui sotto, vi regalo il mio primo workout della guida gambe e glutei che ho lanciato un po' di tempo fa. Quindi ecco, se volete entrare nel gruppo della mia mailing list e tutto quanto, ve lo lascio qui sotto. Adesso mi faccio, mi sa, o un altro tè o un caffè, non lo so, e mi faccio i pancake di bulk powders e poi vado ad allenarmi, che oggi ho la parte alta. Come sempre adesso sto continuando ad allenarmi 4 volte a settimana, quindi oggi è il primo allenamento della settimana, anche se è martedì. Ieri non mi sono allenata, ho riposato un pochino. Allora, il preparato è questo. Come sempre vi lascio il link qui sotto. Faccio 40 grammi di questo, vi faccio vedere qui su MyFitnessPal. Questa è l'app che uso per tracciare le mie calorie e i macros. E faccio anche 60 grammi di yogurt greco. Il mio snack quindi avrà 8 carbo, 0 grassi e 35 proteine. Ecco qui il mio pancake. Mettere dentro lo yogurt aiuta a renderlo molto molto più morbido. Quindi questo è il mio piccolo pre-workout e poi vado ad allenarmi. Everybody wanna look, but nobody wanna play. Stealing eyes like a crook while I put it on display. I don't do it by the book, no, I do my own thing. That's why every single hook got them singing like me. And I ain't in any rush, cause I'm finally getting paid. Don't believe in any luck, I believe I'm self-made, yeah. Top sipping shots of Patron. I will never stop till the road is my home. I'm about to pop, everybody's gonna know. When the beat drops, they be L&B, ho. Girls in crop tops, drop tops at our shows. Mini skirts rock, got us all like, whoa. All the pretty ladies lined up front row. Driving me crazy, I just wanna take them home. Got it on lock, yeah, you could call me pro. Parties on the blocks, make sure the girls know. Era il mio workout, sono tornata a piedi, infatti mi sono congelata, ho il naso tutto rosso. Adesso mangio al volo 4 gallette, credo, per mangiare un po' di carbo, e raggiungo una mia amica per pranzo che ci troviamo alla poke, mangiamo una poke, non mi ricordo, non so come si dica. Solo che, allora, solitamente, normalmente, magari come post-workout ci starebbe, perché ti fanno la bowl appunto con magari il riso, una cosa così, post-workout ci sta. Adesso che sono in cut, sono in definizione, o come la chiamo io la mia preparazione prima della preparazione vera, preferisco essere un pochino più precisa, quindi mi farò una bowl, penso con l'insalata, un po' di verdure, dei gamberetti, però la mia fonte di carbo preferisco mangiarla qua a casa, quindi adesso mangio le gallette e poi volo e vi faccio vedere che cosa ordino. Quindi ecco qua il mio post workout, 4 gallette, 2 con la marmellata del bicocche e 2 normali. E adesso volo a cambiarmi. Buongiorno, indovinate con chi sono?
si è appena sistemato i capelli. Da... Figurati. Se c'è qualcosa da mangiare o da bere, qualsiasi cosa, ci sono anch'io. Allora, abbiamo preso il caffè e io Coca Zero, perché il signore qua deve andare a tagliarsi i capelli. Persona falsa. E quindi niente, poi... Cosa? L'altra volta ho detto che io non sono decidicato, se tu vuoi sempre mi No, io lo prendo a mano come la vita. Mamma. Allora, prima di finire il video, ho pensato di aggiornarvi un pochino sulla questione, non so, gare e tutto quanto, visto che ricevo tantissime domande sempre di ragazze su Instagram che mi hanno seguita, che mi stanno seguendo, che mi fa un sacco piacere, mi chiedono quando è che gareggi, cos'è che hai in programma adesso. Quindi visto che adesso è appena iniziato il 2020 sì, all'inglese, il 2020, ho pensato di aggiornarvi un attimino su quali sono i miei programmi e cosa voglio fare. Poi in realtà volevo fare proprio un video di vision board o comunque un video in cui vi faccio vedere quali sono i miei obiettivi dell'anno, di quest'anno. Fatemi sapere nei commenti se è qualcosa che potrebbe interessarvi, così penso a registrarlo. Però ecco, allora, qual è il mio obiettivo soprattutto per quanto riguarda il fitness e le gare? Allora, adesso sono praticamente 8 mesi, 7 mesi e mezzo che ho fatto l'ultima gara. Ho fatto l'ultima gara a giugno, quindi in realtà 7 mesi, sì, 7 mesi abbondanti, quasi 8. E sono la mia improvement season, ovvero nella mia stagione in cui cerco di migliorare, di costruire muscolo, in modo che la prossima volta che andrò a gareggiare sarò un pochino più competitiva, un pochino più... muscolosa e appunto rispetterò di più i canoni che ricercano soprattutto in Pro League. Dovevo lavorare soprattutto molto sulle spalle, sui glutei e penso di averlo fatto per ora. Poi a dicembre ho iniziato un cut, quindi un periodo di definizione, per cercare di asciugarmi un pochino e sentirmi un pochino meglio con il mio corpo, nel senso sentirmi un pochino meglio con qualche chilo in meno. Alla fine avevo messo quasi 10 kg dalla gara. E, no, non quasi, avevo messo 10 kg dalla gara, quindi l'idea era di perdere 4-5 kg, per ora ne ho persi 3 con questo cut. Vediamo, ho ancora 3 settimane di definizione da fare, ho fatto appunto diversi full day of eating in questi giorni in cui vi sto facendo vedere cosa mangio in definizione. E niente, quindi l'idea è di perdere ancora qualche chiletto e poi febbraio, marzo, aprile, maggio continuare a costruire, ovviamente cercando di rimanere il più pulita possibile, quindi rialzando le calorie, costruendo massa magra, però cercando di non riprendere tutto il grasso che ho perso, altrimenti questo cut non avrebbe avuto molto senso. Poi da giugno circa l'idea è quella di iniziare la preparazione e fare una preparazione lenta, nel senso con calma, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, 5 mesi, circa 20 settimane, in modo da non fare nulla di drastico, per arrivare a novembre a gareggiare. La mia idea è di gareggiare al San Marino Pro, che è una gara che fanno qui in Italia, a Padova se non sbaglio, e quindi devo ancora informarmi, però l'idea appunto è di gareggiare tra quasi un anno, 10 mesi circa. Quindi ecco, questi sono i miei programmi per quanto riguarda le gare. Se volete seguirmi in questo percorso, come sempre sapete che siete benvenuti e io continuerò a condividere tutto con adesso voi. Adesso vi faccio vedere dove sono rimasta le ultime 3 ore. Qui. Con la copertina, questa tazza che ho preso da Starbucks, con scritto Peace, Love and Coffee, anche se c'è dentro il tè, e la uso appunto per il tè caldo. Ho lavorato un pochino al computer, sto un pochino così così, nel senso che sono stanchissima, sono esausta e da domani ho deciso che mi metto sotto a studiare, visto che tra un mese ho gli esami. Comunque questo è il primo vlog, vediamo se metto a fuoco, sì, è il primo vlog del 2020, perciò mi raccomando mettetemi un pollice in su e iscrivetevi se siete nuovi. Mi dispiace che sono un po' spompata, ma questo tempo, questo freddo mi hanno tolto tutte le energie vitali, aiuto. Ciao ragazzi, allora questo è il giorno successivo perché ieri mi sono dimenticata di concludere il video, anche perché non mi sentivo benissimo, ero un po' stanca, infatti mi sono misurata la febbre e avevo un paio di linee di febbre, quindi mi sono riposata, vabbè, la mia cena è stata pollo semplicemente e un po' di verdure, quindi non l'ho ripresa però. Basic come sempre, però oggi sto già meglio, perciò vi concludo questo video. Vi ricordo che se vi è piaciuto potete lasciarmi un pollice in su per supportarmi, a voi non cambia nulla ma per me davvero significa tantissimo, e se siete nuovi iscrivetevi al canale. Ricordatevi inoltre di iscrivervi alla newsletter qui sotto se volete, così almeno potete rimanere aggiornati tutte le settimane e potete avere anche il mio primo workout della guida gambe glutei gratis, quindi iscrivetevi qui sotto con la mail e basta, ci vediamo al prossimo video.